Anna, sei tu in carne e ossa. Sì. E sono fatta della stessa materia di cui sono fatti i soldi. Ufficiale Alfonso Lorenzini e ci troviamo qua tutti riuniti nel ristorante della Bella Giovanna per festeggiare l'imminente fine del nostro corso che avverrà dopodomani. Quindi questa sarà, possiamo pure chiamarla quasi l'ultima cena in questo ristorante in cui lasciamo moltissimi bei ricordi. C'è da dire che Giovanna sicuramente rimarrà impressa nei ricordi di tutti noi AOC e forse per qualcuno anche rimarrà impressa nel cuore. Salve ragazzi, mi chiamo Aldo Napoli siciliano di Catania. Siamo tutti qui nel ristorante di Giovanna. Io vi porterò a Parigi. Avete capito, chi sono io? Io mi chiamo Ettore Bongiovanni, quarta compagnia, siciliano anch'io sono io. Vengo da Francoforte, in provincia di Serragosa. Tranquilli però, l'allovara l'ho lasciata in caserma. Io invece sono Angelo Passafiume di Palermo, siciliano anch'io sono. Io invece sono Roberto Carletti, in mezzo a tutti questi siciliani mi sa che sono l'unico laziale. Salve gente, io mi chiamo Lucio Vazzano del Reggio Calabria, quinta compagnia, quarto plotone, decima squadra. Salve ragazzi, sono Lorenzo Bestrani, quinta compagnia, siamo qui riuniti dalla mitica Giovanna per la solita abbuffata. Alla salute di Giovanna. Silvi, sono Nicola Poli, quinta compagnia, vengo da Rutigliano in provincia di Veri. Ciao, sono Roberto Mancini della quinta compagnia. Stasera la Giovanna, siamo quasi tutti della quinta compagnia, salvo qualche imbucato della quarta, come Ettore Don Giovanni. Sono l'allievo ufficiale Nino Palmenteri di Memphis, provincia di Agrigento. Quindi state attenti perché stasera da Giovanna il clan dei siciliani è numeroso. Statevi accorti, Me scusate, e di me discordete? Ci sono anch'io. Sono Gennero, sì! Gennero Peluso di Treni! Sì, di Treni! Provincia di Beri! Della quinta compagnia sono! Quarto plotone, decima squadra! Giovanna, dicelo anche tu! Gennaro! Fa caldo! Gennaro! Fa caldo! Quinta compagnia, so di Civitavecchia, so della quinta compagnia, la più figa che ci sia,
Sì, la più figa. Eh sì, perché quelli della quarta sono a banda dei bassotti. Beh, basta pensare che li chiamano cinesi. Poi ci sono quelli della sesta, che si credono di essere dei gran fighi solo perché sono arti. Sì, arti, come si dice, alti. Scusatemi, l'accento lievemente romanesco mi è rimasto. Però vi stavo a dire che quelli della sesta saranno pure arti, ma sono pure grandi, grossi e fregnoni. Toscana son de Vizzerfoli io e son della quinta compagnia E quello che sta qui accanto a me è David Serfoli. David, nome inglese, è un toscanaccio di Arezzo, però anche lui è della quinta. E quindi per questo che assolto. Senza nome della quinta compagnia, apri le orecchie, quando parli di noi e la sesta compagnia ti devi lavare la bocca, ma non ti sei visto come sei, mi pari un rospo, se ti dai una guardata allo specchio ti metti paura, te lo dico io, Giovanni Bellati di Viterbo, allievo ufficiale sesta compagnia. Va bene? Ciao ragazzi, sono Francesco Calzavara di Messina, sesta compagnia. Beh, a questo tavolo siamo tutti della sesta compagnia. Facciamo un brindisi per Giovanna. Salute cin cin, facciamo un brindisi. Ragazzi, mi riconoscete? Sono Neggeri, Neggeri Oberoni della quinta compagnia, il vostro famigerato, famoso, implacabile, Caporal Maggiore. Roberto! Giovanna, diventi sempre più bella. Tenerissimo. Ragazzi, vi vedo un po' spenti, un po' freddini. Dai! Scaldiamoci, facciamo un bel brindisi. L'augurio è che Giovanna questa sera ci scaldi veramente, facendoci qualcosa di straordinario. Io mi chiamo Vincenzi. Di Cataldo, provincia di Caltanissetta. Della mia città d'origine mi è rimasto soltanto ormai un lieve accento. Quasi non si sente più. E sono sto moderno, spregiolocato, che non conosce, diciamo così, la gelosia. La mia mentalità nordica è spregiolocata. Noi siamo moderni dentro, quindi certe volte facciamo dei giochi un po' audaci, no? Tipo svedese, erotismo raffinato, cioè ci sediamo in salotto, abbassiamo le luci, poi lei mi fa... Vieni qui, tu sì che sei un vero uomo. Minchia! Io adoro l'uomo rude e selvaggio. Hai trovato pane per i tuoi denti, io sono un uomo vero. Dolce e violento. Eh sì, amore. Ma ho voglia di te. C'ho tanta voglia. Come faccio? Sì, ma con me sarà dura. Non crollo mai. Sono eterno, praticamente infinito. Lo sai come mi chiamano a me? Da qui all'eternità. Non so se ho solo idea. Ce l'hai le mutande? Certo, cara. Un casetto, cara, non siamo moderni. Allora toglile. Io ce l'ho le mutande. Ve le levo. Ecco, oh, mi sono incastrata. Aspetta.
Oddio. Oh ragazzi, ma questa sta facendo davvero o per finta? No. Oh, che meraviglia. Sì, così. Oddio. Sì. Mamma santissima. Minchia. Sì. Ragazzi, quella temperatura si sta scaldando. Tabacco e venere riducono l'uomo in cenere, come dice il proverbio. L'unico inconveniente è che mi diventa proprio duro. Ti piace? È molto erotico. Sì, mi sto eccitando tutto, bella maiala. Madonna di Campiglio, non ci riesco a pensare. Sono Nigerio Beroni, che pure il Meggiuri. Mi sono arrapato. Io non ce la faccio più, non ci resisto più. Mi sono arrapetto. Io so Caronte, sotto i pantaloni c'ho un bisonte. Giovanna, sì una buona femmina tu. Mamma mia, che belva. Mi si sono accesi i motori, ragazzi. Aiutatemi. Basta un attimo rintuzzare queste voglie, basta un attimo cercare di non dare peso a questo animale tentatrice che è la donna. Bisogna fare delle gran docce fredde. Io ho provato con la doccia fredda e ne faccio un centinaio al giorno. Io ho fatto il Boy Scout. Nei Boy Scout manca l'elettricista, facciamo noi. Manca l'idraulico, lo facciamo noi. Manca il falegname, lo facciamo noi. Mancano le donne e lo facciamo noi. È un bricolage. Ma scollettata, vieni qua, faccia le purezzine. E vieni qua, faccia le purezzine. Ammazza che coscio, che barculetto che c'ha. Ma va un cocomero. Oh lele, oh la la, faccela vedere, faccela toccare. Oh lele, oh la la, faccela vedere, faccela toccare. Ma noi quando si tromba, scusa. No, perché io avrei anche voglia, cioè lo vedi qui, no? Ragazzi, cin ragazzi, facillo lo bello e brindi, sa che è la bella guaglione di Giovanna. Ciao, sono Pierino Martucci di Torre Annunziata, allievo scelto quinta compagnia e quarto potere. Ragazzi, facciamo un bel brindisi a quella bella guaglione di Giovanna che ci delizia tanto con tutte le sue bontà culinarie. Capito, capito, fai niente. Prendiamo la torca! La torca! Alla torca! Cin cin ragazzi! Cin cin ragazzi! Allievi! Sono il vostro comandante colonnello Milanesi. Che modo è questo di comportarsi? Ricordatevi di essere ufficiali e gentiluomini prima di tutto. Controllate perciò le vostre pulsioni giovanili. Comunque, di fronte a cotanta, diciamo, grazia di Dio, vi dico, sono stato anch'io allievo come voi. Quindi, viva l'Italia, viva le donne e viva la gnocca! Aspetta!
Discorso! Viva l'Italia! Viva le donne! Evviva la Sciocca! Evviva il 61° corso!